Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Eminenza reverendissima, carissimo Don Marcello, la nostra amicizia data a più di 40 anni fa, quando entrambi insegnavamo nella facoltà teologica dell'Italia meridionale, ci ritrovavamo ai consigli, facoltà, e poi tante occasioni della vita ci hanno fatto incontrare. Ti accolgo perciò con grandissima gioia a presiedere questa Eucaristia in questa festa del Beato Angelo, che è un dono di grazia per la nostra Chiesa diocesana e che attira fedeli da tante parti delle regioni vicine. Beato Angelo è stato un testimone innamorato di Gesù, un adoratore dell'Eucaristia, un evangelizzatore e un servo dei poveri. Ci aiuterai certamente a farne memoria, ad accoglierne il messaggio. Sappi però che ti accogliamo con gratitudine profonda, con stima e affetto vero da parte mia e nella certezza anche che preghiamo per il tuo ministero prezioso nelle cause dei santi di cui sei prefetto, al servizio di tutta la Chiesa e della vocazione alla santità di tutti noi. Grazie ancora. Permettete che dica subito grazie al vostro arcivescovo, il carissimo amico fraterno Monsignor Forte. Io il Beato Angelo non lo conoscevo e quindi c'è un principio scolastico dove si dice, dove si afferma che non si può desiderare niente di quello che non si conosce. Se una cosa non la si conosce, non si può desiderarla. Per cui la ragione fondamentale per la quale ho accolto l'invito è per incontrare il vostro arcivescovo. In questa occasione poi ho conosciuto anche, ho approfondito la figura del vostro beato, ma di questo si dirà dopo. Adesso ci disponiamo, dopo questa reciproca accoglienza, a celebrare degnamente i santi misteri. E lo facciamo chiedendo perdono al Signore delle nostre debolezze e dei nostri peccati. Confesso a Dio potente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. È mia colpa, grandissima colpa, e supplico la mia. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Oh.
Sorgente di ogni santità, che del beato angelo da Furci hai fatto maturare il germe della grazia battesimale col proposito di seguire più da vicino l'unico vero maestro, fa che, cercando costantemente la perfezione evangelica, i tuoi figli accrescano la santità della Chiesa e ne siano con la vita i testimoni fedeli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vi regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Geremia. Così dice il Signore: non si vanti il saggio della sua saggezza, non si vanti il forte della sua forza, non si vanti il ricco delle sue ricchezze. Ma chi vuol gloriarsi si vanti di questo, di avere senno e di conoscere me, perché io sono il Signore che agisce con misericordia, con diritto e con giustizia sulla terra. Di queste cose mi compiaccio. Parola di Dio. Grazie a Dio. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Ho detto a Dio: sei tu il mio Signore. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio, anche di notte il mio cuore mi istruisce. Io pongo sempre innanzi a me il Signore, sta alla mia destra, non posso vacillare. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi.
Anch'io, fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai ad annunciarvi il mistero di Dio con l'eccellenza della parola o della sapienza. Io ritenni, infatti, di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e Cristo crocifisso. Mi presentai a voi nella debolezza e con molto timore e trepidazione. La mia parola e la mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Tra coloro che sono perfetti parliamo sì di sapienza, ma di una sapienza che non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo che vengono ridotti al nulla. Parliamo invece della sapienza di Dio, che è nel mistero, che è rimasta nascosta e che Dio ha stabilito prima dei secoli per la nostra gloria. Nessuno dei dominatori di questo mondo l'ha conosciuta. Se l'avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ma come sta scritto, quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, Dio le ha preparate per coloro che lo amano, ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito Santo. Parola di Dio. Con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore,
e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore. Il brano che tutti insieme abbiamo appena ascoltato, carissimi, noi siamo entrati in qualche maniera nel cuore del Vangelo secondo Matteo. È un dialogo tra Gesù e il Padre suo. Da parte di Gesù è una lode che sgorga spontanea, quasi gli esplode dal cuore, e da parte del Padre c'è la comunicazione di una intimità unica, indescrivibile, colma di misteri, creatrice di salvezza. Gesù si descrive come un bambino che esulta per l'abbraccio del Padre. E ancora di più egli si rallegra, perché l'amore del Padre non vuole tenerlo egoisticamente per sé, ma quasi freme per donarlo agli altri, a noi, cioè. Tutto mi è stato dato dal Padre. Nessuno conosce il Padre se non il Figlio, nessuno conosce il Figlio se non il Padre. Ecco l'intimità dell'incontro, del dialogo di Gesù col Padre. Ma poi c'è l'espansione. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. E la gioia di Gesù è tutta particolare, perché Gesù ha una certezza, ed è che il suo dono sarà per noi fonte di consolazione, fonte di conforto. Ma c'è anche un'altra cosa che per Gesù è importante e che noi dobbiamo accogliere. Imparate da me, ci dice, che sono mite e umile di cuore. Quando vi dicevo all'inizio, prima di questo invito, non conoscevo la figura del Beato Angelo. E allora mi sono rivolto all'archivio del Dicastero delle Cause dei Santi e mi hanno dato un volume ben rilegato, bello, datato 1888. Era la documentazione presentata al Papa per poi procedere a questa beatificazione. Quindi in queste documentazioni, in queste relazioni c'è scritto, si dice che abbia scritto un commento al Vangelo secondo Matteo, ma di questi scritti non si conosce nulla. Poco fa ho saputo che c'è una edizione
del Vangelo, commento al Vangelo secondo Matteo. Allora io, sapendo che non c'era nulla, ho detto, beh, è un agostiniano, rivolgiamoci a Sant'Agostino. E allora, ecco, carissimi, ascoltiamo questa parte del commento che in un suo sermone Sant'Agostino fa al brano del Vangelo che abbiamo insieme ascoltato. Ovviamente un commento molto più lungo, io lo sintetizzo. Dice, imparate da me. Nel Vangelo, nella prima lettura, abbiamo ascoltato che il sapiente non deve vantarsi della sua sapienza, né il forte della sua forza, né il ricco delle sue ricchezze. E anche l'Apostolo San Paolo ci ha detto che sì, parliamo di sapienza, ma non la sapienza di questo mondo, non il dominio dei potenti di questo mondo. E Sant'Agostino dice così, imparate da me, ma che cosa? E Gesù dice, non imparate da me a fabbricare il mondo. Dio ha creato il mondo, l'ha fatto con la sua parola. Non è questo che dovete imparare, dice Agostino. Non è a creare tutte le cose visibili e invisibili. Cita il Credo, creatore di tutte le cose visibili e invisibili. Non imparate a compiere miracoli nel mondo. Gesù ha compiuto miracoli. E neanche a risuscitare i morti. Queste cose, dice Gesù, commenta Sant'Agostino, Gesù dice non le dovete imparare da me, non sono queste, ma da me dovete imparare che sono mite e umile di cuore. È meraviglioso questo commento. Vuoi essere alto? Questo è un passaggio famoso. Vuoi essere alto? Comincia dal basso. Se tu vuoi costruire l'edificio alto della santità, ecco, l'arcivescovo ha detto che ci siamo conosciuti tanti anni fa quando noi svolgevamo un'altra attività, lui nella facoltà di Napoli, io in un istituto aggregato a Molfetta, ci occupavamo di altre cose. Se pensi di costruire l'edificio alto della santità, ed è quello di cui noi come vescovi ci occupiamo, prepara il fondamento dell'umiltà. Perché quanto più alto è l'edificio che tu vuoi costruire, quanto più grande è il tuo progetto, tanto più devi andare a fondo, devi scavare le fondamenta. E conclude, impara da lui, da Gesù, impara da lui che è mite e umile di cuore, scava in te il fondamento dell'umiltà e arriverai al coronamento della carità. Gli antichi, padre Angelo, non so se, dicevano che quando ha detto una cosa Sant'Agostino, basta, non c'è bisogno, sufficit ipse sibi, basta lui. Ora è in questa prospettiva che noi possiamo e dobbiamo anche contemplare la figura del Beato Angelo. In questo giorno di festa voi ricordate la traslazione del suo corpo dal monastero napoletano di Sant'Agostino alla Zecca. Dicevo a Paolo, me le sono lette quelle quattro pagine, nel dettaglio dove hanno scavato nel monastero, dove hanno trovato, e poi dentro c'era un'altra cassa, e poi c'erano le ossa, eccetera.
questo evento della traslazione con le relazioni anche dei vostri concittadini dell'epoca che narravano come hanno trasportato qui i resti del Beato. Ne ho visti appunto, come vi dicevo, nell'archivio. E anche leggendo queste cose ho potuto apprendere gli elementi essenziali della sua vicenda terrena. I suoi genitori, che vedevano non arrivare il figlio che desideravano, e vanno in Puglia, al Gargano, a invocare San Michele, e poi la nascita e le storie relative alla vita del Beato, i suoi studi, la sua adesione all'ordine agostiniano, il suo insegnamento della teologia e anche il suo servizio di superiore provinciale dell'ordine, la sua predicazione. Dicevo in macchina mentre venivamo, mi è sembrata curiosa la storia degli alberi di arance che nascono mentre egli sta predicando. E poi il racconto della sua morte e la fama di santità che si sviluppa e dura fino ad oggi. Questa storia, carissimi, voi la conoscete. Allora, permettete, inutile che io ve la ripeta, l'avete sentito tante volte. Quando ero piccolo, il patrono del mio paese d'origine era Sant'Antonio di Padova. E di Sant'Antonio di Padova sapevo tutto, perché nei 13 giorni di preparazione, nella tredicina, e di miracoli di Sant'Antonio si andava alla grande. Ma qual è l'esempio principale che ci giunge, a mio parere? Qual è l'esempio principale che ci giunge dalla sua vita? Anzitutto quello che il vostro arcivescovo Don Bruno ha scritto nella bella preghiera che ho trovato. Farsi pellegrini per ascoltare con studio d'amore la parola del Dio vivente. Farsi pellegrini per ascoltare con studio amoroso la parola del Signore. Beh, Monsignor Forte è bravo, però le stesse cose le ha dette una volta Benedetto XVI. Credo che non ti offendi se cito Benedetto XVI. Ecco. Diceva, nella loro vita i santi costituiscono il commento più importante del Vangelo, una sua attualizzazione nel quotidiano, e rappresentano per noi una reale via di accesso a Gesù. Quanto importante pertanto è l'impegno di coltivare la conoscenza e la devozione dei santi, e questo accanto alla meditazione della parola di Dio e all'amore filiale verso la Madonna. Considerando la vita del Beato Angelo, vorrei aggiungere anche un secondo aspetto che mi ha particolarmente impressionato, e cioè la docilità e la libertà nel fare la propria scelta di vita. Ecco, docilità e libertà, la scelta di vita. Noi ecclesiastici parliamo di vocazione, ma la scelta della vita è un momento fondamentale nell'educazione dei figli, nella crescita, nella maturazione dei giovani, dei ragazzi. La scelta. Ecco, i testimoni dicono che da piccolo il Beato Angelo stette con i suoi genitori
che lo educavano letteralmente, è scritto, nel santo amore e timore di Dio. Però sto ragazzo cresceva, faceva esperienze e ovviamente dicevano, ma quando si sposa? E questo quando si sposa? E glielo dicevano anche al padre, ma tuo figlio quando si sposa? E il papà rispondeva, sarà quello che Dio vuole e quello che sceglierà lui. Ecco, quello che Dio vuole è quello che sceglierà lui. Volontà di Dio, conoscere il progetto di Dio e la libertà dell'uomo. Sono due elementi molto importanti che compongono la scelta di vita. E il giovane angelo cercò su quale strada il buon Dio gli chiedeva di incamminarsi. Lo fece con serietà, lo fece con impegno, fino a quando la confidenza del padre morente gli fece conoscere l'esperienza del Gargano. L'arcangelo suggerì a loro, avrete un figlio, lo chiamerete angelo, sarò il suo custode, sarà grande agli occhi di Dio e seguace del grande Agostino. Aveva 20 anni, si fece agostiniano, fece la sua scelta di vita. E allora ecco, io ripeto la domanda, perché noi veneriamo i santi? Perché anche questo beato così caro, così originale, così bello, perché veneriamo i santi? San Bernardo, uno studioso grande, lo chiamava l'ultimo dei padri, ma non inferiore a loro. San Bernardo di Chiaravalle, una volta durante una predica, era la predica del giorno di tutti i santi, disse così, ma perché noi veneriamo i santi? E rispose, lo sappiamo, i santi non hanno bisogno dei nostri onori. Onorare la memoria dei santi è interesse nostro, non loro. Ma allora perché sono così importanti per noi i santi? Vi confesso che quando io li ricordo, sento accendersi in me un forte desiderio. Sapete di sicuro il proverbio che dice «Occhio non vede, cuore non sente», lo ripetiamo ancora noi oggi. Sapete di sicuro quel proverbio? Allora per me ricordare i santi è come vederli. Sicché il primo desiderio che suscita in me la memoria dei santi è di poter un giorno godere della loro compagnia, essere unito a loro in quella che noi chiamiamo la comunione dei santi. Ecco, carissimi, il mio invito, lo faccio a me anzitutto, e fare nostre queste parole, questi desideri di San Bernardo, il quale concludeva così: la memoria di ciascun santo è come una scintilla, anzi una torcia accesa che infiamma il mio cuore. E allora il mio desiderio è che Cristo si mostri a me come a loro, e che anche per me Cristo sia la mia vita.
credo in un solo Dio. Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture e salito al cielo siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è il Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, raccolti in questa santa assemblea per celebrare la solennità del Beato Angelo, rivolgiamoci umilmente al Padre, perché mediante l'intercessione del nostro patrono accolga le nostre preghiere. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Perché il Signore congeda alla Santa Chiesa pastori che docili alla voce dello Spirito risplendano nel mondo per il loro impegno nel servizio della carità, della giustizia e della verità. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché coloro che sono resi partecipi della passione di Cristo nella malattia e nella sofferenza possano con la speciale protezione del Beato Angelo sentire i benefici dell'aiuto divino. Preghiamo. Per tutti coloro che si affidano al patrocinio del Beato Angelo ricevano le grazie opportune alle loro presenti necessità sia spirituali che temporali. Preghiamo. Per tutti i giovani portatori di speranza sia nella Chiesa che nella società sentano il desiderio della santità cristiana, corrispondano nelle loro scelte pienamente alle spinte interiore dello Spirito e accolgono in loro, quando Dio lo suscita, il dono della loro consacrazione religiosa e sacerdotale. Preghiamo. Perché coloro che sono preposti alla guida della comunità civile prestano il loro servizio per il bene comune, offrendo se stessi come uomini per gli altri. Preghiamo. Ascolta, Padre Santo, le preghiere della tua Chiesa che a te si rivolge con fede e per l'intercessione del Beato Angelo ricolmala di ogni benedizione per Cristo nostro Signore. Amen. Amen.
pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio di gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome e bene nostro di tutta la sua santa Chiesa. Accetta, Padre, i doni che ti offriamo nel ricordo della traslazione delle spoglie mortali del Beato Vangelo e donaci di vivere il Vangelo con piena coerenza, esserne degni di annunciarlo ai nostri fratelli, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre qui e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con la parola del Vangelo del tuo unico Figlio, fiore purissimo nato dalla Vergine Maria, tu insegni la tua Chiesa a contemplare nell'intelligenza della fede la gloria del Cristo risorto che il Beato Angelo ha testimoniato con la sua vita. Ed essa, madre feconda di nobili figli, si allieta del trionfo e dell'onore che il nostro popolo tributò alle spoglie mortali del Beato Angelo, giunte a Furci da Napoli, pegno di spirituale vittoria e di gloria eterna. Per questo dono del tuo amore, uniti agli angeli e santi, cantiamo con esultanza l'inno di lode. Sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventi nel corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
Lo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua resurrezione nella chiesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, con il Vescovo Marcello che presiede questa Eucaristia, con me indegno tuo servo, presbitere e diacono. Ricordati anche delle nostre sorelle e dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, Beato Angelo e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ci ha donato il suo spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è il regno, tua la potenza, la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, che vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Cambiamo la pace. Thank you.
l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. È possibile ricevere la comunione qui al centro, poi sulla sinistra ai piedi del Beato Angelo e qui poi sulla destra ai piedi dell'immagine della Madonna. Ricordo che la comunione va presa con le mani. Thank you.
preghiamo. O Dio, che sei reso partecipi dei tuoi santi misteri, infiamma con il fuoco dello Spirito Santo questa tua famiglia, perché sull'esempio del Beato Angelo sia perseverante nell'amore di Cristo, che regna nei secoli dei secoli. Amen. Eminenza reverendissima, è con gioia e grande emozione che a nome di tutta la comunità parrocchiale le porgo il nostro saluto di benvenuto. Estremamente lieti di accoglierla fra noi e riconoscenti per aver voluto onorarci della sua presenza in questa nostra piccola realtà. La sua preziosa visita è per noi un dono grande che ci permette di esprimere tutta la gratitudine anche al nostro arcivescovo padre Bruno, al quale sappiamo è legato da stima e amicizia fraterna. Grazie eccellenza per la sua presenza e la premura che sempre usa per questa porzione del suo popolo. Grazie perché oggi arricchisce con la sua presenza affettuosa la nostra festa. Grazie a tutti i confratelli sacerdoti per la presenza orante e il servizio nel sacramento della riconciliazione. Un saluto e un ringraziamento a tutti i membri della confraternita, alle autorità civili e militari presenti, a tutti e a ciascuno di voi, cari fratelli e sorelle, il mio saluto e la mia gratitudine. Eminenza, vede qui radunato non solamente il popolo di Furci, ma tanti altri pellegrini provenienti da altre regioni, in modo particolare dal Molise, animato da una fede sincera, devozione semplice e al tempo stesso autentica nei confronti di un figlio benedetto della sua terra, il Beato Angelo. Mai nei secoli si è spento o affievolito il legame di questo popolo con il suo Beato, illuminato agostiniano, che per tutti è fiaccola luminosa di fede, fratello da invocare nei pericoli e nelle angosce della vita, maestro sulla via della santità. Eminenza, la sua visita per noi è una benedizione, perché ci conforta nella speranza che il percorso fatto in questi anni, gli studi e le ricerche sulla vita, le virtù e i miracoli del Beato, la testimonianza di una devozione ininterrotta nei secoli, possano presto essere coronati dalla gioia della canonizzazione. Non voglia vedere nell'audacia di queste parole una richiesta sconsiderata e inopportuna, quanto piuttosto l'accorata speranza di un semplice pastore che sa di raccogliere l'anelito di tutta la sua comunità. Grazie Eminenza per ogni sua parola che ci ha detto, grazie per l'Eucaristia che ha celebrato con noi e per noi, grazie perché condivide con noi la gioia di questo giorno di festa. Vescovo, stiamo studiando i trucchi per poter rispondere a questa domanda. Il Signore sia con voi. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa del Beato Angelo, patrono della nostra comunità parrocchiale, vi benedica, vi protegga, vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato nel Beato Angelo la forza e l'innovazione della Pasqua, vi rende autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo, che nel Beato Angelo ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Per la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.
sì. Allora, credo che la giornata di oggi sarà una giornata che resterà nei cuori e nella mente di tutto il popolo furcese e di tutti i devoti del Beato Angelo. Aspettiamo la Eminenza. Come ha potuto constatare, e davanti ai suoi occhi, la devozione, l'amore che questo popolo nutre per il Beato Angelo. In effetti, guardi che bella chiesa bella ha trovato oggi qui a Furci. Il 3 maggio di quest'anno il Santo Padre ha voluto riceverci, e mentre ci dava dei consigli, voleva conoscere il Beato Angelo e la nostra confraternita, ci ha lasciato con una frase: che la bellezza della Chiesa è Cristo e la santità dei suoi discepoli. Ci ha anche raccomandato che voi siete fortunati perché avete un buon pastore a Chieti che da 19 anni vi accompagna, e Sua Eccellenza Monsignor Bruno Forte, che ringraziamo della sua presenza qua. Eccellenza, Padre Bruno, lei oggi ha voluto onorarci con la sua presenza, e ha voluto rafforzare l'importanza di questa giornata invitando il suo amico, il Cardinale Semeraro. Lei in questi 19 anni di sua missione pastorale qui nella diocesi di Chieti Vasto ha più volte potuto constatare personalmente la devozione, l'amore che questa comunità nutre per il suo santo. Sì, il suo santo, perché per noi il Beato Angelo è già santo. È proprio per questo che Eminenza, lei un grazie, e oggi vede tutti i discorsi che abbiamo fatto, ha potuto constatare anche lei questa forte devozione. A lei un solo appello: non dimentichi il popolo di Furci, non dimentichi le preghiere del suo popolo, ma non dimentichi soprattutto la presenza di chi oggi qui con il silenzio della preghiera chiede una sola cosa, cioè la santificazione del proprio santo. Grazie e buona festa. Invito per il presente di Sua Eccellenza Monsignor Bruno Forte, abbiamo pensato di farle un omaggio. A Sua Eccellenza Monsignor Bruno Forte, illustre teologo e umile pastore, la confraternita del Beato Angelo da Furci, grata al Signore per il dono della sua guida, la ringrazia per gli insegnamenti che ci ha donati, preziosi per il corso della vita. La fede di Dio e dei bravi pastori come lei rendono il mondo un posto migliore. Nel ringraziarla con tanto affetto cercheremo di essere terreno fertile per il seme che ha piantato. Grazie a tutti. Eminenze, per te e due, per il Cardinale Semeraro, prego, e per Sua Eccellenza. Sono due rappresentazioni di Carlo Canova, sono due litografie che sono state fatte che rappresentano proprio la vita del Beato Angelo. Ancora una volta, anche a nome di tutti, un grande grazie al Cardinale, con lui un grazie a voi per questi segni. Non possiamo promettervi di portare questo quadro sul bavero della giacca, naturalmente, però lo terremo certamente in un posto d'onore nei luoghi dove viviamo, abitiamo, serviamo la Chiesa e preghiamo. Grazie. Adesso ci prepariamo per la processione.